Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Crociamo le dita. Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono diversi modi per disfarsi di merce che scotta. Sì, certo. Niente di interessante. Preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano, oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Lo definirei pericolato. Dobbiamo salire su quel ponte. Solo un secondo. Cosa vedi? Ma guarda qua. Annotazione. Una grotta dietro la cascata. Ma dai, che hai trovato? Niente.
Scusate. Raggiungeremo il ponte. È caso di rallentare. Dai, piccola. Forza, andiamo. Andata. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corri. Presta al centro. Si fa presto a parlare quando guida. Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Andiamo troppo piano. E non serve più trazione. Ok, ci sto prendendo la mano. Avanti così. Ok, tenetevi forte. Oh, la mia povera schiena. Un'occhiata in giro. Ah, che clima fantastico. Beh, giusto un po' umido. Mai come Panama. Beh, tutto relativo. Un po' stretto per un'auto. Si dovrà pur passare in qualche modo.
Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Lo faremo anche noi. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Verricello. Hai tirato fuori i soldi per il Verricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. È importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno... Oh, no. Facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Duke e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui, a quella scuola? E chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? Già. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente non vuole per i nascondigli. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condit. Capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. Nella corteccia. Devono aver legato qualcosa all'albero. Piano B. Sperate che il fuoristrada ha un Verricello. Ma dai, non lo sapevo. Che vuoi farci? Non lo so. Ora dovrebbe funzionare.
Te la stai spassando, eh? È più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova! Parte! Piano! Piano! Visto, Sully? Per ricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signore. Wow, spettacolare. Provate a immaginare. Siete pirati di successo, giunti fino a qui per sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Volevano vivere come uomini liberi. Ma se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa a come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'India. Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Devo dire che per noi è stato facile. Torno subito. Sì, ho capito. Non ti interessa. Sì, sto solo dando un'occhiata. Sam, dicevi? Sì, stavo dicendo... Beh, comunque... Voglio dire che per me è stato facile. Beh, a me sembra comunque troppo lontano. Ah, dà un'occhiata qua. Oh, merda, ferma, ferma! Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Beh, merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me.
controllate ogni angolo e ogni fessura. Sembrano finiti. Maledizione. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Sembra che Nadine non abbia rinunciato a scavare con gli esplosivi. Ah, Rafe non la prenderà bene. A Nadine non interessa cosa pensa Rafe. Guarda, un altro sigillo. Ah, Adam Baldridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato? Già. La biblioteca del carcere.
Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Ora l'altra. Sally, comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Piano, ragazzo! Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non la vuole. Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Savo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Ah! Ehi, Sam, posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo, che altro. C'era una guardia. La dita, per bene. Buttava dei libri dalla bibliografia. Quali? Di storia. Qualunque cosa riguardi. Ehi, quello è un pozzo. Sarà un buco nell'acqua. Capito? Sapete, è un pozzo. Sally, ti rubo le battute. L'ho notato, ma apprezzo il tuo umorismo. Cosa abbiamo qui? Accidenti, questi pirati non scherzavano. Thank you.
Trovato niente laggiù? Forse. Fammi un favore, guideresti? Subito. Ehi, Sally, vai in retromarcia. Ok, dammi un secondo. Allora, che abbiamo qui? Quindi? Niente di che, te lo mostrerò in albergo. Sam, dicevi? Sì, stavo dicendo... Beh, comunque... di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri piani. Sai, in caso fosse uscito. Giusto. In prima parte facevo flessioni, amavo, cercavo di tenermi fuori dalle risse tra bande rivali. E riflettevo parecchio. Nient'altro. Ah, avete visto il fumo? La shoreline, piano. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermoposta. Mai ricevuta? Yeah. Guardate, chissà se è artificiale o naturale. Entrambe le cose, direi. Ok, riprendiamo da dove eravamo. Ah, giusto. Perché il direttore l'ha trovata. Hanno testato davvero per bene. E non ho mai più visto. Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore... Altri idioti della shoreline. Dovremmo farlo esplodere noi. E se trovassimo il tesoro, ne dovremmo tenere una piccola parte per il disturbo. Non pensarci neanche. Non voglio che la linea mi picchi per colpa. Beh, laggiù c'è sicuramente qualcosa. Nessuno lo saprebbe. Se ne accorgerebbero una Dina e gli altri. Sì, ma sono stanco. Finisci. D'accordo. Shoreline.
se trovassimo un tesoro, ne dovremmo tenere una piccola parte per il disco. Non pensarcene a... Non voglio che Nadine mi picchi per colpa. Beh, laggiù c'è sicuramente qualcosa. Nessuno lo saprebbe. Ok. Sì, ma... Stanco, finisci. D'accordo. Penso siano finiti. Lasciate le cinture! Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermo posto. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi ha testato davvero per bene. E non ho mai più visto la parola. Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore mi sono uccellato a casa. Ma non è andata come mi aspettavo. Sai, ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi due. Ah, sì? Sei ancora lì? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate da... Andate, ragazzi. Che cos'è? Da quassù puoi vedere quasi tutta Kings Bay. Già, guarda, là c'è la città. E la valle del fiume.
Allora? Come stai? Sono ancora vivo. Grazie per essere venuto con noi. E anche per aver contrattato con il tizio dell'autonoleggio. Figurati, dannazione. Non posso negare di essermi divertito come un pazzo. Anche io. Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Beh, guarda che roba. Che panorama. Ho ancora paura di svegliarmi e di ritrovarmi in una cella di isolamento. Mi sembra di vivere un sogno. Sam. No, niente senso di colpa. Dicevo solo, prendiamo il tesoro. Certo. Siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio? È un po' fuori luogo, ma se costruisce un ponte levatoio significa che protegge qualcosa. Per esempio un tesoro pirata? Forse. Ehi, Nathan, devi vedere una cosa. Le scale sono rotte, la manovella è inaccessibile. Provo a cercare qualcosa su cui salire. Un altro sigillo. Allora, lo riconosci? Sì, sì. Anne Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Ehi, ragazzo! Vedo una grossa cassa proprio in cima alla torre. Potrebbe fare al caso nostro. Attento, ragazzo. Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Sam, consegna il pedale. Ragazzo, stai bene? Tutto ok. Tutto bene? Sì. Ce la fai? Vicino l'auto.
Non scomodatevi, eh! Ci penso io! Sì, beh, la manovella è una sola! Sai com'è? Stai andando bene, ragazzo! Fermo, fermo! Shoreline in arrivo! Thank you.
Andiamo prima che arrivino altri mercenari. D'accordo. Ora abbassiamo questo ponte. Ok, riproviamo. Grossa torre sul vulcano. La nostra avventura sta per finire. Piano! Non per essere figlio, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, devo mettere una bandiera. Valeva la pena tentare. Ah, mi è entrato del fango in bocca! Darò un'occhiata. Dimmi un po', quanto devi ad Alcas? La metà. La metà di cosa? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di Natale... Avresti dovuto parlargli di $200,000. Mai dire ai propri soci il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero, non pensavo di diventare il suo socio. Siamo pronti. Si va! Piano! Oh-oh! Niente panico! Niente panico! Pure sta per cadere! Ehi! Dai! Forza! Ti ho preso! Reggiti, ragazzo! Ti tengo! Forza, forza! Stai bene? Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzi! Reggetevi! Vado da lì a prima di grazie al Signore. Tu sei benedetta. Sappiamo! Sappiamo! È divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia! Avevo tutto sotto controllo. Bene, aggrappatevi. Ah, per una volta andate nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Quasi. Ora, troviamo il modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro.
qui non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui. Attento con quella roba, ragazzo. Dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Al diavolo. È murata. Attenzione! Avevo avvertito! Brigatevi voi due! Abbiamo già perso. Ma aspetta! Andiamo! Sembra felice. Per lui la posta in gioco è alta.
Magnifico. Ma non vedo tesori. Ehi, ragazzi! Arriviamo! Vieni a vedere. Ah, San Disma. Chi si rivede? Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery, Thomas Thieu, e questo è... Questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell e questo è Richard Watt. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi... Dimmi, qual è il trucco stavolta? Dobbiamo premere un pulsante? Tirare? Forse un braccio o... Proviamo. Forza! Ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! Andate giù! Ora lo attiro! Bloccali! Trovate quello stronzo! Di puttana!
Oh, merda! Finiti? Beh, lo spero. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Ehi, che fai? Cerco confermi al sospetto. Merda. Guardate qui. Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Invece sì. Guardate, è un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Ad ogni modo, meglio 2 che 12. Bene, io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No, 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 no. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai, Nate, muoviamoci. Sì.